tutto pronto per questo match del giovedì sera che vedrà affrontarsi i realcolizzati e i celestini, due squadre che sicuramente ci creeranno molta emozione durante questa partita. Buon calcio a tutti. Alle mezzo Galluccio, subito la traversa, alza questo campanile, biglietto con la tibia. Galluccio si chiude questa palla, Galluccio detto numero Procenzano, il tiro esterno della rete, ma realcolizzati pericolosa anche in questa occasione. Galluccio numeri al contro numeri, ma dietro la firma, quindi De Felice il tiro, la parata di Pepe che mette in calcio d'angolo, occasione importantissima e pericolosissima per i celestini, la prima nella gara per loro. Tutto ok, dice l'arbitro, si riparte, la palla tesa, deviazione di pericolosa del portiere Pepe che si schiava un autogol clamoroso, batterà questa rimessa con la Leo, tempe tesa, Pepe ancora si trova la palla sulle mani e poi biglietto, deviata, ancora calcio d'angolo per i celestini che stanno effettuando una serie di azioni pericolosissime. Infatti i calcolizzati non riescono ad uscire dalla area di rigore. Tenterà forse un tiro di potenza o ci sorprenderà, chissà. Vediamo come la gestirà questa punizione. Galluccio si attende solo il fischio dell'arbitro. Ecco che arriva. Va Galluccio! Palla di poco all'esterno. Una di fatto, azione Procenzano a cercare Galluccio, palla rimpallata da Capasso che adesso la riceve ancora, invece no, Galluccio si defila e perde palla. Ranieri carica il sinistro a giro, ma nulla di fatto, nemmeno questa azione, ancora parziale di 0-0. Attenzione Galluccio, arriva la rete su questo rinvio. Rinvio fatto da Pepe direttamente per la testa di Galluccio. Forse qui Tramonto e De Felice hanno qualcosa da rimproverarsi, ma comunque il risultato è 1-0 per gli alcolizzati che effettivamente meritavano questo vantaggio. Non ci sono. Attenzione, ancora il tiro, questa volta sempre di Galluccio, che va a stilare una doppietta fulminante, 1-2 da parte degli alcolizzati. Davvero micidiale questi ultimi due minuti. Celestini che stanno forse accusando il colpo psicologico perché non riescono più a reagire. Un Capasso, questo ci provano, ma Galluccio riconquista ancora la palla, Galluccio si defila, Galluccio fermato. Questa... cominciato il secondo tempo tra realcolizzati e celestini col parziale, ricordiamo, di 2-0 in favore dei realcolizzati. Vediamo adesso se i celestini reagiranno o se i realcolizzati continueranno nella loro pericolosità a segnare altri gol. Azione De Felice subito in avanti, tenta lui di alzare le sorti della gara per i celestini. Palla ancora per Galluccio, questa volta Scala riesce ad allontanare in qualche modo Capasso, il numero. Attenzione Galluccio solo davanti al portiere. Galluccio sigla la tripletta, 3-0 alcolizzati, partita che ormai si fa davvero in salita per i celestini. Vediamo se avranno una reazione o quantomeno proveranno ad averla dopo il gol di Galluccio, 3-0. Subito la parata, invece no, Pepe fa la prima buccia della gara, gol di Capasso, ci dicono, sì, 35. Gol di Capasso per i celestini, 3-1 quindi, botta e risposta da entrambi i lati. Vediamo se Galluccio stavolta tenterà il tiro a porta, invece no, va da Ranieri scala la parata. La Leo, palla per De Felice che carica questo destro fermato da Filippone. Azione con la Leo, una bomba che però è alta. Un po' di fischi e spero. Galluccio fermato regolarmente da Capasso. Galluccio subito a Procenzano che però è in controtempo, ma lo tiene in campo Procenzano,
simile al primo avversario, la palla arriva in qualche modo a Ranieri, Ranieri scala, Leo, palla in mezzo, fermata da Mele, Mele per Galluccio, Galluccio il numero su De Felice, Galluccio, 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 sterza, Galluccio, il tiro, scala, la parata di Scala sul tiro di Galluccio. Galluccio ancora, Galluccio la raccoglie, Galluccio si defila, Galluccio il tiro, Scala ancora. Che duello, botta e risposta fra i due. Era un po', capì, era un po' ambigua la cosa. Attenzione, la palla che da calcio d'angolo in qualche modo passa. Gol di Caudaleo, direttamente da calcio d'angolo. Reazione Celestini, 3-2, partita ancora in discussione. Quante emozioni in questo secondo tempo, davvero ricco di gol e occasioni. Vediamo se i raccolizzati tenteranno di chiudere la pratica oppure subiranno la rimonta da Celestini, ma adesso vediamo Galluccio cosa fa. Questa battuta la cede Ranieri. Cenzano, palla in mezzo a cercare Galluccio, fermato da Scala. Capasso può ripartire con la sua velocità, infatti va la Covaleo, fermato molto bene da Cenzano, quindi Galluccio, Galluccio, vediamo cosa combinerà Galluccio, il tiro e Scala che la mette in calcio d'angolo in qualche modo. Galluccio, palla scodellata, Cenzano tenta il tiro in qualche modo deviato dai Celestini in calcio d'angolo. Ranieri, Ranieri in velocità, Ranieri sterzata, Cenzano di tacco, ma De Felice ovunque. Fidati, sei svenuto. Però Ranieri, piano piano, attenzione, Galluccio, Galluccio si accentra da Ranieri, Ranieri il tiro, la rete di Ranieri, gol del 4-2. Ma che cazzo, qua ho visto una spiegazione, mica ci filmo io, gol di Ranieri. Va questa battuta con la Leo subito dal biglietto. Sienda, attenzione Capasso, biglietto, il tiro e il palo con Pepe che un po' l'ha lisciata, un po' non l'ha vista. Attenzione Procenzano, la sterzata Procenzano in mezzo, Procenzano cosa sbaglia davanti al portiere. Leo, tesissimo, attenzione, attenzione, la palla, incredibile occasione Celestini, batti e ribatti, ma la palla non entra, incredibile occasione che poteva riaprire la partita. Eccolo, gioca, gioca. Caleo perde palla su Galluccio, Galluccio numero, Procenzano, Mele, Procenzano la riceve e poi Galluccio il palo. Azione concitata da parte di entrambe le squadre. Siamo qui con Ranieri degli Alcolizzati che ci commenterà questa partita e la sua prestazione. Partita non molto combattuta, giusto all'inizio siamo, veniamo tutti quanti nella partita da molti infortuni, settimana, però abbiamo recuperato. Quindi primo tempo equilibrato e poi gara che si è messa in discesa per voi. Sì. Quindi soddisfatto della prestazione? Soddisfattissimo. Va bene, grazie mille Ranieri, in bocca al lupo per la prossima. Grazie.